Buonasera, benvenuti a chi c'è c'è su Dove va l'Italia. Ne faremo due di queste trasmissioni. La prima è con questi amici e compagni, diciamo, amici che io definisco quelli di prima, cioè quelli che hanno avuto dei ruoli politici anche importanti nella prima e nella seconda Repubblica. Sabato prossimo, invece, faremo un altro chi c'è c'è sullo stesso tema con quelli di adesso, cioè quelli che hanno ruoli eh, politici in questo momento. Uh, quindi vediamo il problema da due prospettive diverse, da chi la politica la faceva in un certo modo e da chi la fa adesso, perché su questo mi pare che siamo no, tutti d'accordo che la politica... Uh, il certo, il poi magari se loro accettano ma non credo, uh, faremo un confronto tra quelli di prima e quelli di adesso. Non so se c'è perché adesso non vanno più di moda i confronti. In ogni caso uh, sono con noi Nicolangelo D'Adamo. Eh, preside, è stato preside e soprattutto è stato consigliere comunale, è stato un esponente del partito Socialista nella Prima Repubblica. Un consigliere comunale, diciamo nel, nel, nella sinistra nel, eh, con Luciano Lapenna. Poi abbiamo eh, Nicola Dario, che pure lui è stato socialista nella prima repubblica eh, eh, segretario. È stato, è stato è stato e siete stati è segretario della Camera del Lavoro e adesso è collaboratore parlamentare di, eh, del Movimento 5 Stelle. Però voglio dire, questo non significa Sono devi dire preciso, dirlo preciso. Vai. Sono il responsabile della segreteria particolare del senatore Castaldi. Perfetto. Che è del Movimento 5 Stelle. Eh, Angelo Di Piero è stato segretario del Partito Socialista di San Salvo nella Prima Repubblica e consigliere comunale nella seconda Repubblica, Consiglio comunale anche con, con la maggioranza di Gabriele Marchese, che è al suo fianco, che nella prima Repubblica è stato segretario provinciale del Partito Democratico della Sinistra, e poi, no, DS. DS, PDS e DS, e poi nella seconda Repubblica è stato sindaco di San Salvo per due legislature. Eh, abbiamo Ernano Marco Vecchi che nella primissima Repubblica era uno non lo so, un gruppettaro, lotta continua, una cosa del genere e adesso è sindaco del comune di Tufillo è stato sindaco anche nella seconda Repubblica cioè io parto dal presupposto che adesso siamo alla terza Repubblica poi mi dite voi se è sbagliato e Nino Orlando più o meno la stessa cosa gruppettaro come lui mi sembra che incarichi istituzionali non li ha avuti a Rocca, a Rocca Spinal vedete pure è stato consigliere comunale ai tempi diremo, diremo cari eh sì bene eh. vabbè però voglio dire tutti i socialisti che una volta erano socialisti adesso invece eh, hanno della diaspora perché infatti anche, ci sono anche due socialisti sovranisti diciamo che non... poi c'è un socialista renziano va bene no, a parte gli scherzi però la varietà diciamo delle vostre collocazioni oggi almeno come area di pensiero, e, e con il bagaglio, la cassetta degli attrezzi, si direbbe adesso, che avete acquisito in molti, molti anni di politica, diciamo quasi nell'ultimo quarantennio, eh, ci consente di, forse in modo quasi avvalutativo, cioè in modo un po' distaccato, di, ci consente di, 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 di farci chiedere eh, di, di, a voi dove va l'Italia? Dove va l'Italia? Dopo quest'ultima manovra, dopo il rialzo dello spread, dopo quello che sta succedendo con eh, diciamo, l'isolamento del governo italiano che non fa mistero di essere attaccato, anzi ne fa un vanto. E, e, e quindi io partirei proprio da, facciamo in ordine il primo giro e il secondo, il primo giro in ordine decrescente diciamo in termini cronologici, dal più anziano al più giovane, il secondo giro poi al rovescio dal più giovane, e quindi ovviamente facciamo chiudere al più anziano di noi che è Nicolangelo D'Adamo. Al quale do il microfono. Allora, preside, dove va l'Italia? Grazie Oreste, intanto eh, ringrazio Oreste di questo invito e anche della possibilità che mi ha dato di rivedere vecchi compagni con cui abbiamo diviso tante discussioni, tante, diciamo anche tante battaglie. E la situazione adesso, eh, l'hai anticipato tu, è molto diversa per questi reduci del PSI, perché comunque la diaspora del 92 continua e le strade che stanno percorrendo tanti compagni sono molto diverse e molto spesso anche contrapposte. Eh, per quanto mi riguarda, ho seguito un percorso, almeno a mio avviso, molto lineare, perché dal Partito Socialista, che era pressoché scomparso, ho aderito al PDS. Il PDS poi è diventato DS. I DS hanno promosso insieme alla Margherita il Partito Democratico. È stato naturale l'approdo a questo partito e ho salutato anche con favore poi lo sviluppo successivo di questo partito, che almeno fino a. Al, eh, al 4 dicembre del 2016, le, che è stato secondo me l'anno di svolta, l'anno della bocciatura del referendum. Attualmente, dove va l'Italia? Eh, ci, vorre ci vorrebbe una, una zingara, una, una sfera di cristallo per capire dove va a finire. Io ripeto le parole del segretario pro tempore del mio partito, che è il PD: eh, va a sbattere e probabilmente sbatterà di brutto. Intanto, perché eh, si sta creando in Italia un clima, di, eh, un clima di attesa nevrotica nei confronti delle promesse che sono state fatte e che eh, probabilmente non saranno mantenute. Molti aspettano la riduzione totale delle accise, la riduzione della, le, delle tasse, la riduzione de, e, e nello stesso tempo il, lo stipendietto a casa per coloro che attualmente sono disoccupati o si dichiarano disoccupati. Perché forse voi non sapete che cosa è successo all'Ufficio di collocamento di Vasto, con delle file interminabili di giovani che hanno invaso in anche lo spiazzo davanti alla Chiesa, tutti in fila a dichiararsi disoccupati, e a iscriversi all'Ufficio di, eh, eh, all di collocamento in attesa di questo benedetto reddito di cittadinanza, che non si sa quando verrà, come verrà, come sarà accreditato e a chi sarà accreditato. Nello stesso tempo abbiamo questo problema aperto con l'Europa, questo, questo bilancio che non si sa bene come si deve reggere perché vogliamo dare i soldi alla gente facendo altro debito, noi che abbiamo 2.300 miliardi di, di deficit statale. Io mh, credo che tutte le promesse elettorali e su queste promesse poi sono state eh, costruite anche le fortune. Eh, politiche di, di questi partiti queste promesse difficilmente saranno mantenute e laddove eh, ci saranno gli stop ci saranno le negazioni eh, delle, delle promesse fatte ci sarà contemporaneamente la rivolta del popolo che si sentirà tra tradita da, da, da questi partiti che avevano promesso a mio avviso e avviso di tanti miei amici hanno promesso troppo e una è una eh, soluzione insostenibile per il bilancio dell'Italia, è una soluzione insostenibile in questo contesto economico e sociale. Non, da molti anni non si era verificato il blocco del, del, della crescita eh, industriale italiana, ormai da quattro anni. E da quattro anni si stava registrando anche una eh, crescita occupazionale lenta. Eh, ma comunque esistente. Qualcuno mi ha scritto su Facebook: Ma tu che sei stato socialista, è possibile che difendi il lavoro interinale? Io ho risposto: io come socialista ho sempre preferito il lavoro e la disoccupazione, comunque sia, comunque il lavoro perché comunque ris voglio rispettare la dignità delle persone. Non credo che di rispettare la dignità delle persone se mi sto a casa lavorando in nero, risultando disoccupato ufficialmente e prendendo il reddito di cittadinanza. Io non lo so come si verrà fuori da questa situazione. Per cui dove va l'Italia non lo so. Eh, mi auguro, mi auguro di, avere, di avere degli amici che mi stanno vicino, del, delle illuminazioni, eh, del, delle informazioni più esatte. Ma eh, io sono veramente sconcertato di fronte all'idea all che se mia figlia fa il terzo figlio, gli regalano la terra lei che non ha mai fatto l'ortolano dovrà fare l'ortolano per me è una cosa assurda <ride> grazie 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 a nicola a nicolangelo passiamo a nicola stessa domanda dove va l'italia ma io eh, indirettamente credo di averti ispirato ma da un mio post sì, che ho fatto sì, da un post che ho fatto su facebook però insomma voglio chiarire eh, che, chiarire non voglio chiarire, voglio specificare. Eh, se la domanda è eh, l'Italia sta andando allo sbaraglio, la mia risposta è no. Se la domanda è e attiene, come dire, ad un ambito valutativo più specifico, cioè delle politiche, e allora voglio discutere, ma voglio discutere eh, possibilmente senza una dimensione, come posso dire, di schermo eh, senza essere schermati da mh, anche per certi versi da pregiudizi. Sì, senza la logica dell'appartenenza, perché insomma la logica, se discutiamo così non, non ci aiuta questo a discutere cose. Allora io vengo da una tradizione, da una famiglia socialista anch'io, sono stato militante del PSI, eccetera. E eh, ricordo sempre questa affermazione di Riccardo Lombardi che diceva, eh, più volte ripeteva, che bisogna fare le riforme che accadano, e cioè bisogna fare non le riforme che accadono, Bisogna fare le riforme che accadano, e cioè quando si pensa come dire, al governare e al, e, al, e al fare le cose, e a promuovere e a programmare le cose, bisogna fare in modo che le cose che si pensano, si programmano, accadano, cioè si possono realizzare. Ora, eh, se io ehm, come dire, eh, osservo e cerco come dire, di osservare dal punto di vista proprio di un diciamo con un occhio eh, diciamo neutro, distaccato eh, dal punto di vista meramente osservativo, io osservo come dire, eh, un minimo di confusione insomma, rispetto agli obiettivi, eh, un minimo di confusione rispetto al fatto che, come dire, che eh, non vedo un'esatta scala di priorità eh, di fronte ai problemi che abbiamo, non vedo una diciamo così, nettezza di scelte che prefigurino diciamo, un quadro poi di impatto chiaro. Vedo invece come dire, una serie di provvedimenti che presi nel loro insieme non mi fanno entusiasmare, al di là non mi entusiasmano perché eh, dentro ogni provvedimento io ci vedo come dire, qualche eh, debolezza, eh, ma la debolezza che vedo non è tanto quella nello scontro con l'Europa che andava prima o poi fatto secondo me, Andava fatto perché questa Europa non è l'Europa eh, che può, da, dal punto di vista come dire, politico, insegnare ancora più oggi eh, cosa fare. Eh, Nicolangelo, eh, come dire, che io diciamo, ho sempre apprezzato e stimato, pure nella polemica, io continuo a chiamargli professore. Prof, lo chiamo quando lui interviene su Facebook, proprio per la, per la stima e per il rispetto, non posso ascoltare da te un ragionamento come dire, che non tenga conto di una serie di, di fattori come dire, che si sono verificati in questi anni. Cioè, Noi, se vogliamo giudicare la situazione italiana, dobbiamo anche pensare al fatto che dal 2013 ad oggi qualcosa è accaduto in Italia, eh? cioè. Noi siamo di fronte ad un scenario che non ha elementi di paragone, e quindi i nostri criteri di interpretazione, i nostri criteri di valutazione non possono che essere diversi e differenti. In che cosa devono essere diversi e differenti? Non lo so neanche io in che cosa devono essere differenti, però, come dire, io eh, mh, come sono stato il primo, mh, qualcuno me lo può dare atto a criticare, per esempio, questo provvedimento del terzo figlio. Eh, alle coppie, diciamo così, sono stati i primi perché il provvedimento non solo mi ricorda il fascismo, insomma, ma eh, lo trovo ridicolo. Ecco, quello che mh, non manca da questo punto di vista è invece un'impronta più tipicamente come posso dire socialdemocratico, voglio dire che io invece che dare la terra preferirei costruire asili nido, invece che dare la terra preferirei come dire, un supporto all'istruzione invece che dare la terra preferirei dimensioni come dire, di accompagnamento invece che dare la terra preferirei un, un ridisegno del welfare ecco, io come dire, il mio timore quando io ho detto si va a sbattere così è perché dentro questo fare in ogni caso non vedo diciamo una dimensione di costruzione organica che vada in alcune direzioni nette Precise vabbè, allora, per fare una piccola sintesi, lui è pessimista. Tu non pensi che non si vada a sbattere, ma comunque la situazione è confusa. Non ho detto che ho scritto che si va sbattere, ho scritto che diciamo la si fa troppo facile. Ok, okay vabbè, è chiaro, è chiaro, Angelo Di Bierro, dove va l'Italia? <coughs> Eh, questa è una bella domanda, a saperlo uh, dovremmo, uh, potremmo chiudere qui il dibattito, voglio dire. basta dirselo e avremo risolto il problema. Il punto è, eh, io voglio ripartire da, dall'affermazione che ha fatto Nicola, uh, cioè citando Riccardo Lombardi, eh, bisogna fare le riforme che accadano, cioè che possono avere le gambe per camminare. Eh, non c'è dubbio, questo scopro l'acqua calda, eh, l'Italia in questo contesto oggi, ma da un po' di anni, eh, di fatto è, almeno dal punto di vista della, della gestione della sua economia, è un paese a sovranità limitata. Noi non possiamo fare quello che vogliamo, perché non abbiamo più eh, come dire, completa autonomia eh, economica, non abbiamo più una banca centrale che garantisce il debito che è conseguenza della spesa pubblica. E non è che si possa semplicemente cancellare la spesa pubblica. Se vogliamo che un minimo di welfare esista, beh, ditemi voi, in quale paese al mondo un minimo di welfare non è finanziato a deficit? Perché ci sono due, due strade. O il welfare lo finanzia a deficit, oppure in pareggio di bilancio. In pareggio di bilancio vuol dire che noi, qual, un cittadino qualsiasi che va in ospedale per fare un appendicite eh, deve pagare 5.000 euro. Questo significa il pareggio di bilancio. Se però vogliamo dare un minimo di welfare ai cittadini, beh, questa spesa non può che essere finanziata a deficit. Però noi siamo in un contesto dove ci sono delle regole, capestro, e che non hanno nessuna base scientifica oltretutto, perché la regola del 3% ad esempio che ci vincola e che è alla base anche dello scontro del, del governo italiano con la Commissione Europea per la redazione del bilancio, non esiste sul piano scientifico. È una regola completamente astrusa. Se qualche studente di economia dicesse al suo professore, in un esame qualsiasi, che la gestione ottimale per il deficit di bilancio annuale dello Stato è il 3%, lo bocciano. Perché non esiste questa regola. Non esiste questa regola. E quindi eh, questa è la prima difficoltà. Poi eh, anche perché io mh, più che eh, magari ci ritorno alla seconda, al secondo giro di intervento nel merito della domanda che mi hai fatto tu, però una cosa volevo dirla. Non so quanti cittadini sanno come funzionava la spesa pubblica fino a prima del 1981. Cosa è successo nel 1981? C'è stato il famoso divorzio eh, Tesoro-Banca Italia. Come funzionava la spesa pubblica in quel momento Woverno, lì? No, governo Cossiga, Ministro de, de, delle Finanze. De, del, 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 del eh, 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 Formica, la vita Andreatta Formica, esatto. Bene, eh, il tesoro eh, aveva come manifestato il suo fabbisogno, diciamo mille miliardi. Aveva bisogno di fare un'asta dei titoli pubblici perché il suo fabbisogno di cassa per coprire le spese dello Stato era di mille miliardi. Cosa succedeva? Si emettevano mette, eh, questi titoli, poi anche nella composizione del debito pubblico c'è stata eh, delle scelte apparentemente tecniche, ma in realtà politiche che ci imprigionano che oggi ci legano le mani, che ci mettono in mano agli usurai della finanza internazionale. Poi possiamo spiegarlo, ci vorrebbe un po' qualche, no, qualche minuto. Gli Prego? Ovunque funziona così. Ovunque c'è diciamo. la separazione tra... Mm, no, non è così. No. Non è vero, non è vero. Eh, comunque ci torniamo dopo. Eh, il tesoro, torniamo a Bomba. Il Tesoro manifestava l'esigenza di mille miliardi, faceva eh, l'asta dei titoli, Mettiamo che, eh, facciamo l'esempio che ne vendeva invece di 1000 ne vendeva 800. Restavano 200 miliardi di titoli invenduti. E cosa succedeva? La Banca d'Italia stampava moneta e comprava, acquistava questi ultimi 200, eh, 200, milioni, 200 miliardi di eh, residuo invenduto. E quindi per quella quota la Banca d'Italia diventava creditore del, eh, del Ministero del Tesoro. Succede così in Giappone. In Giappone succede così. Il Giappone ha un debito pubblico del 250% e paga gli interessi più bassi al mondo. Perché? Perché c'è la banca centrale che fa da prestatore di ultima istanza e garantisce il suo debito. Quindi noi invece con eh, l'affermarsi dell'ideologia della banca indipendente. La separazione tra, uh, delle funzioni bancarie, tra le banche di investimento che sono per loro natura speculative, e quelle commerciali che devono invece finanziare imprese, famiglia, l'economia reale, ci siamo ficcati in un sistema che eh, ecco, da qui discende la nostra sovranità limitata. Oggi eh, si rischia che salta tutto il banco per lo 0,4 di deficit, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? cioè può saltare l'euro, può saltare l'unione monetaria perché cosa? Tutto viene innescato da questo 0,4% di deficit che è impossibile valicare. È assurdo, è semplicemente assurdo. Grazie Angelo, passiamo a Gabriele Marchese, stessa domanda dove va l'Italia? Ma io mi auguro che vada per il verso giusto, tanto per Parafrasare una frase che è andata di moda negli ultimi anni. Me lo auguro per mia figlia, per le nuove generazioni in maniera particolare per il futuro di questo Paese. Vedete io non ho pregiudizi, o meglio non avevo pregiudizi nei confronti dell'attuale governo. Eh, sappiamo tutti da cosa è nato, com'è nato e quant'altro. Però, alla prova dei fatti è chiaro che eh, uno comincia a valutare dalle scelte che un governo fa dalle provvedimenti che mette in atto e quant'altro. Io ad oggi quello che noto, tanta tanta confusione, è stato detto anche da qualcun altro prima di me, tante tante chiacchiere, tante tante illusioni all'opinione pubblica. Io mi auguro veramente che accadano alcune questioni, come diceva Nicola nel suo, nel suo intervento, perché Uh, insistere su determinate situazioni che sembra la panacea di tutti i mali di questo nostro Paese, non lo so fino a che punto poi saranno provvedimenti che daranno risposte al Paese. È vero, c'è un'aspettativa rispetto ad alcune questioni. Mi riferisco in maniera particolare pen alle pensioni, la Fornero ha fatto lacrime e sangue nei confronti di fasce eh, generazionali che sono rimaste in mezzo alla strada. Ci sono, altre ci, sono, ci sono altre questioni che la gente aspetta, ma un paese cresce nel momento in cui si finanzia la spesa produttiva e i segnali e i provvedimenti che stanno per essere messi in atto vanno in senso opposto. Cioè va a finanziare l'assistenza, il mondo produttivo di questo nostro paese cosa fa? Qualcuno dice ma sono segnali del precedente governo, io sto ai dati, ai numeri, perché poi si ragiona sui numeri eh, in questo nostro paese ma un po' dappertutto. E se l'economia frena, se l'occupazione eh, ristagna e quant'altro, io sono abbastanza preoccupato. Perché anche nella, nel DEF di quest'anno non ci sono provvedimenti che vanno in questa direzione. C'è il reddito di cittadinanza, bene, allora, ma perché? Allora, voglio venire al problema, al nodo, ma perché è vero, c'è un'esigenza di dar da vivere a chi non ha nulla, ma non era più logico ridistribuire il reddito, la ricchezza e introdurre elementi di giustizia sociale all'interno di questo Paese? Noi abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni che chi aveva si è arricchito sempre di più e chi non aveva si è impoverito sempre di più. Si sono reintrodotti degli squilibri sociali che non esistevano da tanti anni. Allora io ho un governo del cambiamento e mi aspettavo che lavorasse su queste questioni, reintroducendo degli elementi di giustizia sociale, non si fa niente sulla corruzione. Anzi, addirittura si rifanno i condoni a destra a si fa il condono uh, su Ischia, si fa il condono, tu dai una cosa a me, la Lega dà una cosa a 5 Stelle, 5 Stelle dà una cosa alla Lega e viceversa. Le cose che abbiamo sentito un po' tutti quanti, ma non per fare le, le critiche, le dico soltanto come elementi di constatazione. La corruzione in questo paese ha raggiunto 150 miliardi... Cioè, scusate, la corruzione dicevo prima, ma l'evasione e l'elusione fiscale in questo paese ha raggiunto 150 miliardi di euro. Quante finanziarie sono? E non ci sono provvedimenti in questa, in che vanno in questa direzione. Se innescata la caccia al disperato, ma possibile che in questo paese tutti i problemi di questo nostro paese sono i migranti? o sono solo i migranti? Allora è un problema, va affrontato, va dato risposta, ma in termini di inclusione sociale, in termini di nuovo welfare, così come veniva ricordato, non in termini di espulsione o di sceneggiate che non danno e non portano pane a casa, non sono degne della storia di questo nostro Paese. Quindi io mi auguro che si facciano delle cose diverse perché se no, se continua così, io vedo delle cose che ho visto nella prima e nella seconda Repubblica. Anzi, alcune cose sono peggiori. Prego, Hernano Marco Vecchio. Allora, la domanda è dove va l'Italia? Una prima risposta che mi viene in mente è dove, se sarebbe una seconda domanda, dove è già andata l'Italia? Perché in realtà dei processi profondi di cambiamento ci sono già stati e questi processi di cambiamento che ci sono già stati purtroppo non sono un fenomeno solo italiano. Ci sta un bellissimo libro che ha scritto Alain de Nol che è La Mediocrazia, in cui dimostra, facendo un'analisi di alcune scelte che sono state fatte nella zona del Quebec in, in Canada, come l'unione di gruppi industriali, le università e anche certe volte delle associazioni che teoricamente vengono definite eh, di assistenziali e non governative, abbiano fatto un cartello tale per cui tutto concorre a imporre un'ideologia che ormai si è affermata e che sembra abbastanza difficile che possa essere messa in crisi nel breve periodo. Questa ideologia in che cosa consiste? La mediocrazia è come. La rincorsa di tutte le ideologie che noi abbiamo imparato a conoscere, sia quella liberale sia quella socialista, della rincorsa al centro, tutti quanti vogliono dimostrare di essere un po' più al centro degli altri, fino al punto che in alcuni casi le persone più al centro dei partiti di destra sono più a sinistra di quelli più al centro del partito di sinistra. Cioè, il problema eh, su scala internazionale io lo vedo un po' in questi termini. Cioè, oggi il punto di vista prevalente è il punto, è il punto di vista dell'impresa e di per sé non ci sarebbe assolutamente nulla di male. Però, da questo punto di prevalenza, cioè questo, il punto di vista che è prevalente dell'impresa, che cosa ha portato a partire dagli anni 80 in poi? A spostare anche il sindacato dal punto di vista della classe imprenditoriale e si è trascinato dietro anche gli operai, perché gli operai oggi sono disposti a sacrificarsi affinché le industrie possano continuare a lavorare, e che c'è prof... nella sua essenza anche un fondo di ragionevolezza. Ma qual è il problema che spinge a questo tipo di soluzioni è tutto basato sul fatto che noi ormai diamo per scontato che eh, la globalizzazione debba essere necessariamente un fatto positivo. Però se ci pensiamo bene, eh, succedono cose strane che la globalizzazione. In America è stata messa in discussione da Trump, che notoriamente non è uno che non è un liberale, anzi, è un super liberista. Che a un certo punto, però, si è inventato un concetto che è prima gli americani. Con questo concetto, prima degli americani, che cosa fa? Ha reintrodotto quello che ciclicamente è successo nell'economia mondiale, cioè che a fasi di l'economia liberista a un certo punto si reintroducevano fasi di economia che è di tipo eh, protezionistica. Ora in Italia questo problema viene un po' spostato eh, soprattutto su questa polemica sull'Europa, se l'Europa ci permette o non ci permette. C'è un punto un, una prima riflessione da fare è che l'Italia senza Europa non esiste. L'economia italiana sganciata dall'economia europea, cioè l'Italia non è né l'America né il Giappone di cui prima si faceva riferimento: l'Italia. E l'Italia del Nord produttiva che riesce agganciata con le altre economie europee a avere un suo spazio a livello mondiale. Da solo questo spazio molto probabilmente si riduce. Semmai il problema dovrebbe essere il contrario, cioè fare. Europa ma un'Europa più integrata cercando di cambiare anche quelle che sono le logiche attuali che però ripeto si inseriscono in un contesto che è internazionale allora domanda difficilissima comunque può, può forse anche per deformazione così anche mentale eccetera io penso che sempre per immaginare dove va l'Italia dobbiamo anche ripartire senza andare molto lontano allo eh, scenario, come si è venuto a, a costruire questo scenario. Cioè io penso che ci siano due passaggi fondamentali, proprio parlo degli ultimi, ultimi due anni, due o tre anni, che è il referendum eh, sulla riforma costituzionale che gli italiani in massa hanno eh, così, bocciato e eh, la riforma elettorale. Che poi ha prodotto le elezioni, il risultato elettorale del 4 marzo, e le elezioni che di fatto questa riforma elettorale ha prodotto. Questo risultato elettorale. Eh, si potevano, quindi, eh, chi governa oggi è il frutto di una eh, riforma elettorale eh, nata male, eh, concepita per dare forse altri risultati. Probabilmente eh, il risultato era che nella coalizione di centrodestra comunque eh, Forza Italia doveva mantenere un, una maggioranza, comunque una quota in più rispetto alla Lega, che il PD doveva sì forse perdere un po' di consenso, ma non così tanto, in modo da prefigurare probabilmente altri scenari. Eh, invece le, le, le elezioni hanno dato un altro risultato. Quindi dove va l'Italia oggi sicuramente è il frutto di scelte politiche fatte da chi oggi è eh, sostanzialmente all'opposizione e poi fondamentalmente se si vanno anche a vedere le dichiarazioni eh, so, spesso, almeno in termini di fondo, coincidono le preoccupazioni di alcuni esponenti del PD sono più o meno le stesse preoccupazioni eh, di Forza Italia, di Berlusconi e di qualche altro. Indubbiamente questo governo ha tante contraddizioni, ma d'altronde è il, il risultato che ha, mette in atto queste contraddizioni, perché c'è un, un attore che è la Lega, che comunque è stato parte di governo del centrodestra, governa eh, tante amministrazioni, ha un'impostazione liberista, anche se c'è cioè un, un bellissimo articolo che ho mandato a Nicola in questi giorni, dove eh, si pone come la Lega è stata, un, pur avendo un'impostazione liberista, è stata capace di eh, sfruttare alcune, alcune tematiche. Eh, che emergevano ad esempio durante la campagna elettorale eh, contro il referendum da alcuni settori, ad esempio della sinistra, che diciamo possiamo identificarla così sovranista, tra virgolette. Ecco. E la Lega ad esempio con l'operazione Bagnai, che era comunque un economista che scriveva sul manifesto, comunque che aveva una storia, ha dimostrato una certa capacità. Di eh, interpretare, di leggere alcune contraddizioni. I 5 Stelle, eh, sono di fatto anche una contraddizione in sé perché è un movimento che supera, eh, se vogliamo, le ideologie eh, o almeno loro pensano di superarle. Eh, hanno in, dentro di loro tante anime, tanti gruppi, eccetera. Quindi è difficile dare un segnale. Qualche sera fa ho incontrato un caro amico, un compagno del PD e mi ha detto una cosa, secondo me, ha ragione. Ha detto, guarda, se questo governo riesce a fare alcune delle cose, come diceva anche Gabriele, questi governano per 10-15 anni, 20 anni, adesso le dinamiche politiche sono molto veloci. Se non ci riescono, non è che arriva un'altra forza politica, un altro gruppo, un'altra. Arriva la troica. E per i giovani, per i nostri figli, sarà lacrime e sangue. Insomma, andando a fare una sintesi, mi pare che lui. Beh, pure tu sei stato moderatamente pessimista. Ernano ha fatto un altro ragionamento, Gabriele diciamo, pure è stato pessimista, il presidente da ecco. però no, quello che mi è piaciuto ehm, è come avete visto, come avete sentito, alla stessa domanda, tutti e sei questi amici hanno introdotto... Il pessimismo della ragione, eh, vabbè, della, della volontà, volontà ma hanno, hanno introdotto elementi nuovi, no? elementi che... Eh, originali e eh. scuola ideologica completa. Sì. Però, nonostante la scuola ideologica sarà anche il vissuto, che, insomma, le esperienze che avete fatto, avete, avete introdotto davvero degli elementi nuovi che fa piacere ascoltare ora la settimana prossima, sabato prossimo, non qui, ma al bar a fianco a Biondo. Ci saranno sei amici come voi che fanno invece politica adesso, uno rappresenta il PD, un altro la Lega, un altro... Ecco, no, vorrei che la seconda domanda è questa. Abbiamo capito che secondo voi l'Italia va male, diciamo, non va proprio benissimo. Certo, c'è una scommessa aperta. e... Sì. Io dico non va bene, sai che guarda se... Eh, non lo so. Non è, uguale, non è uguale, però voglio dire, è chiaro, che eh, io vorrei adesso che voi diceste a questi sei amici che siederanno al vostro posto la settimana prossima, invece, che cosa fare? Cioè, abbiamo fatto una specie di diagnosi, abbiamo detto dove va l'Italia, più o meno. Però Nino introduceva addirittura eh, l'Italia va verso la Troica se cade questo governo, ecco, addirittura quindi... Che cosa avrò detto da te? Ma che cosa fare, che consigli date a questi amici che eh, fra una settimana eh, diranno loro dove va l'Italia e soprattutto dove vogliono che vada, atteso che hanno qualche responsabilità anche adesso. Certo, in questo, pure in mezzo a voi, ci sta chi ha responsabilità, però, voi siete quantomeno più distaccati. Ripartiamo da Nino. Quindi, no, 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 no. Eh, non siete andati anzi, questo è il motivo per il quale ho voluto chiamarvi, perché credo che ci sia bisogno in questa fase di gente che ha la famosa cassetta degli attrezzi, no? Chi è che è partito con Lombardi? Tu, quindi, allora, Nino, che consiglio puoi dare a uh, chi, è più, chi è più giovane di noi adesso e si trova ad avere delle responsabilità politiche? Io darei il proprio un unico consiglio, ripartire da Marx, <ride> perché se eh, come metodo di lettura della, della storia, dell'economia e, delle, dell e della, è anche, è quindi anche del futuro, quindi una, è un ripartire da un metodo, perché io penso che quello che oggi manca alla politica e a chi fa politica è un metodo, una scuola, una, una tradizione. Ora, io, sinceramente, a un leghista e uno di Forza Italia non saprei cosa dire perché eh, c'è un mondo diverso. Dico. Sicuramente, a uno del PD direi di eh, buttare a mare tutto, eh, di, di ricostruire se loro pensano di essere di sinistra, appunto, di ripartire da Marx. Da una, da una storia, da una tradizione, dal movimento operà, una sera di queste mi è capitato di. Mh, così, ma io non la guardo la televisione. però eh, siccome avevo sentito questa storia della Manina di Di Maio, eccetera, l'ho allora sentito porta a porta. E eh, Bruno Vespa ha mandato dei suoi giornalisti, dei suoi reporter, in una periferia eh, romana, e quindi dove c'era il proletariato. Donne al mercato, uomini, persone, cioè, gli hanno chiesto appunto la domanda era sul reddito di cittadinanza e questi hanno, sono tutti intervenuti, tutti erano tutti favorevoli, ma non come per dire oh sì, finalmente qualcuno ci dà i soldi così va bene. No, erano dici sì, purché sia fatto bene, se è fatto bene, perché io ho il mio figlio a casa, se poi significa introdurlo, rimetterlo in un circuito lavorativo. Quindi c'è un mondo, quelle delle periferie, penso romane, dove mh, nessuno ci parla con queste persone, nessuno interpreta le loro difficoltà. Probabilmente questo governo, eh, col, reddito della col reddito di cittadinanza e col problema della sicurezza, eh, interviene va in queste periferie una volta erano terreni nostri erano terreni della nostra tradizione e eh, oggi non lo sono più quindi vuol dire che gli errori sono a monte eh, sono, ma non di oggi o di ieri ma sono decenni probabilmente vabbè eh, a quelli, ai 5 stelle direi di appunto di mh, io quando ho saputo che eh, l'Ino eh, diciamo, lavorava, <ride> eh, io ti lo... ho conosciuto sempre come Lino, e eh, eh, ho detto, oh ma nonna, meno male, insomma, <ride> c'è una... <ride> una storia, c'è qualcuno che orienta, insomma, eh, perché vedo, eh, ecco, quello che sfugge a volte è come appunto tu formi le classi dirigenti, i gruppi, eh, politici, come li formi, su quali basi, dove eh, recluti il tuo, il, tuo, il tuo gruppo dirigente? Eh, li vedo nei pass, nel lavoro che fanno, spesso disorientati. Anche se alcuni temi sono importanti, perché porre all'attenzione, al centro, finisco qui. la nazionalizzazione dell'autostrada per me è una cosa giusta, devo partire da Marx. Tu che dici che pur sei stato marxiano o marxista, non so se lo sei. Allora, tengo l'intervento precedente come la premessa e adesso scendiamo un pochino più sugli aspetti contingenti. Come diceva il buon Machiavelli, bisogna guardare la realtà effettuale, cioè non fare tanti castellucci. Ora è evidente se noi prendiamo per sé tutte le affermazioni che vengono fatte, non ci sono delle affermazioni che dico io non sono d'accordo. Una volta c'era l'Unsipo, voi ve lo ricordate, voleva fare, voleva fare tutte le strade in discesa e io ero d'accordo, purtroppo sarebbe stato... E eh, appunto, eh, certo è chiaro, c'era il partito Unsipo che prometteva tutte queste cose mirabolanti. Quindi quando uno dice reddito di cittadinanza, abolire le tasse, poi magari dare più soldi, occupare più persone, rinnovare, cioè, tutti quanti sono d'accordo. Il problema è fino a che punto queste cose possono essere fatte e allora bisogna vedere che tipo di approccio fino adesso abbiamo potuto vedere. Allora, un primo approccio, secondo me abbastanza improduttivo, è quello di pensare di fare un dispetto all'Europa se si dà il reddito di cittadinanza oppure se si aboliscono le tasse. Cioè, dice, noi dobbiamo arrivare a questo 2,4% di deficit, come se questo fosse il problema principale. Invece, io credo che il problema principale è eh, cercare di utilizzare queste somme che eventualmente si vogliono prendere in prestito nel modo più produttivo possibile. Ora, eh, diceva anche lui prima, certe volte noi sentiamo delle proposte che ci sembrano un pochino così, ci lasciano un po' perplessi. Cioè l'idea, che tra l'altro adesso è una delle idee più prese di mira dalla satira, no? Cioè, che se uno fa il terzo figlio, gli danno i campi da coltivare. Cioè, cioè è una cosa terribile. Cioè non terribile di per sé, cioè terribile come possa essere eh, presa come uno strumento di consenso. cioè Come uno può arrivare a pensare che quello possa essere un motivo per cui le persone dovrebbero dare il consenso. Cioè questo mi sembra una cosa che, boh, non lo so. Almeno a me personalmente mi sembra al di fuori della realtà. Dopodiché c'è l'altra questione. Tutte queste eh, promesse loro potrebbero anche ragionevolmente eh, programmarle nell'arco del tempo. Però anche qui adesso c'è la smania di avere tutte subito, per cui i risultati devono essere tenuti prima della prossima scadenza elettorale. E questo anche qui è qualcosa che eh, imbarazza un pochino perché non si sa bene dove si va a finire. Però c'è un'altra questione che io direi, visto che dobbiamo far finta di interloquire con quelli della Lega, c'è questo discorso di prima gli italiani. E questo è un discorso che si è sentito anche in altre epoche storiche, prima i tedeschi poi si prendono di, di mira qualche volta gli ebrei, poi si prendono di mira qualcun altro. No? C'è cioè quella vecchia poesia in cui si dice che prima si sono presi di mira gli ebrei e ho detto a me che me ne importa che non sono ebreo. Poi si sono presi di mira i comunisti e ho detto a me che me ne importa che non sono comunista. Cioè alla fine hanno preso di mira pure a me ma ero rimasto da solo e non mi potevo più ribellare. Cioè per cui io vedo in Italia anche questo aspetto. C'è cioè una crisi eh, che investe anche eh, le istituzioni, che investe proprio il concetto dello stare insieme, che è la cosa che mi preoccupa di più, dico la verità. Ma io vorrei ripartire da una l'ultima considerazione che faceva Ernano Pocanzi, uh, lui parlava di crisi. Io credo che questo nostro Paese stia vivendo, non da oggi oramai da anni, una crisi di classi dirigenti, che riguardi tutti, non soltanto la politica, riguarda l'impresa, riguarda il sindacato, riguarda le professioni, riguarda un po' le varie categorie sociali. Io credo che o si torna a formare le classi dirigenti del Paese, perché non tutti possono fare tutti, cioè non è che uno che passa per strada può fare il Presidente del Consiglio, senza fare nessun riferimento e massima stima per l'attuale Presidente del Consiglio, sia ben chiaro. Ma un ruolo di responsabilità, un ruolo di governo, la direzione di un'impresa, la direzione di un movimento sindacale, ci si arriva facendo... Anni e anni di esperienza così come è avvenuta nella storia di questo nostro grande Paese. Noi viviamo questo. Stiamo vivendo improvvisazione, forme di qualunquismo e anche incapacità in alcuni casi. Io credo che o i partiti, ma non solo i partiti, le associazioni datoriali, eh, tutti si mettono in mente di riformare le classi dirigenti di questo paese o non avremo un grande, un grande futuro. Detto questo, questo dibattito di questa sera è un po' limitato perché noi veniamo tutti quanti più o meno dalla stessa storia, dalla stessa tradizione, dalla stessa famiglia. Mancano, diciamo, tra virgolette, gli avversari storici che è la destra e il centrodestra, il dibattito e il confronto sarebbe stato interessante vedere con loro, anche con loro, perché la crisi di questo paese riguarda la crisi della politica, riguarda anche loro, non soltanto a quest'altro quest quest lato. Come se ne esce? Io non ho la ricetta, però io credo che noi dobbiamo ripartire dal valore del lavoro, dal valore dell'impresa. Che crea reddito, che crea ricchezza, che crea sviluppo. Questo paese non può essere un paese assistito. O si danno occasioni e opportunità alle nuove generazioni, se no, il flusso di immigrazione verso l'esterno avverrà sempre di più. La globalizzazione ha portato a questa parola attualmente magica. Siamo diventati tutti sovranisti. Ma cos'è il sovranismo? Perché ci sono le politiche di destra ultimamente, sono vincitori rispetto alle politiche di sinistra? Ci può essere un'altra strada, ci può essere un altro modello. Guardate, io sto citando da un po' di tempo a questa parte, sembra un'indagine che ha fatto l'ONU sulla felicità. E i primi paesi che sono in testa a questa graduatoria sono i paesi del nord. La Norvegia, la Svezia, la Danimarca e così, e così via dicendo. L'America, che è il paese più ricco del mondo, è al 58 posto, l'Italia al 53 posto. Perché questo? Perché non c'è solo il valore del denaro del dio delaro, ma c'è un insieme di altri fattori, c'è lo stato sociale, c'è l'ambiente, c'è la sicurezza all'interno di una comunità. Io credo che noi dobbiamo rimettere questi valori, ridare sicurezza alla gente, perché, perché la Lega crea grande attenzione e attrazione? Perché noi oggi come oggi abbiamo paura di quello che sta vicino a noi che sta a fianco noi, del vicino di casa noi dobbiamo uscire da questa condizione dobbiamo, dobbiamo ricreare un clima di attenzione di solidarietà, di accoglienza di fraternità e naturalmente mettere in atto politiche di redistribuzione della ricchezza e di sviluppo se no non avremo futuro dunque Nessuno sa legge questo grafico. Dimmi. No, no, no. no. Eh, io voglio ripartire da una considerazione, una considerazione eh, cioè voglio fare delle osservazioni più di carattere didascalico, perché quattro minuti sono pochi, quindi eh, non è che si può spiegare tutto. Valerio Malvezzi, che è un docente di eh, pianificazione finanziaria all'Università di Pavia sostiene che no, noi non siamo in una crisi, ma in realtà siamo immersi in un cambiamento epocale di sistema economico. Cosa vuole dire lui? Che eh, pochi a non molti anni fa le attività eh, strettamente finanziarie hanno superato e hanno scavalcato in termini di valore, in termini di valore le attività produttive. L'economia produttiva è stata eh, surclassata dalle attività finanziarie. E quindi questo ha messo in crisi, eh, messo in crisi eh, tutto il sistema, eh, diciamo l'equilibrio globale. globale. Facciamo, eh, faccio alcune osservazioni eh, veloci. La globalizzazione. la globalizzazione non è un processo ineluttabile della storia. Se domani ci fosse un governo in Italia e in Europa, se lo facessero in modo concertato tutti i paesi, cioè quello di ripristinare il controllo sul movimento dei capitali, il giorno dopo la globalizzazione non esiste più. La globalizzazione è figlia legittima della liberalizzazione dei movimenti di capitali. Tu ripristini i controlli sui movimenti di capitali come lo era non molti anni fa, in tutto il mondo era così, la globalizzazione il giorno dopo non esiste più. Questo è il problema. L'unione monetaria, io non ho nulla di ideologico contro l'unione monetaria, però non lo dico io, lo diceva Giorgio Napolitano nel 1978 a proposito dell'ECU, del, dello SME. Un'unione monetaria tra paesi diversi, tra paesi a economia diversi, dove questi paesi non esprimono, come dicono gli economisti, un'area economica ottimale, un'area monetaria ottimale, ma sono, come dire, presentano degli squilibri e tenerli insieme sotto una stessa moneta è complicato. Io sono favorevole all'unione monetaria, a patto che, come diceva Giorgio Napolitano, tra le aree forti di questa unione monetaria e le aree deboli venga istituito un meccanismo di trasferimento fiscale all'interno. Perché se no le aree forti diventano sempre più forti, le aree deboli diventano sempre più deboli e sono condannati alla povertà perenne. I tedeschi accetteranno questo, questo cambiamento. Io ho dei dubbi. Io ho dei dubbi. L'Europa, non è che l'Europa non funziona, io non, sono, non ho nulla di ideologico contro l'Europa. C'è stata un'Europa che ha funzionato. Era la Comunità Economica Europea. È Maastricht che non funziona. E Maastricht ha messo il carro davanti ai buoi, ha, ha costituito dei vincoli che siano propri di uno Stato unitario senza che lo Stato unitario ci sia. Noi abbiamo inventato prima il sistema economico, prima la moneta e lo Stato non c'è che può regolare appunto, gli squilibri territoriali, i trasferimenti di ricchezza, il welfare, i sistemi, eh, il mercato del lavoro, i sistemi fiscali, la previdenza. Tutto. Non c'è. Noi abbiamo costruito il tetto ma mancano le fondamenta e mancano le mura. Perciò non può funzionare, è insostenibile politicamente prima che, eh, che economicamente. Perché questo sistema, questo sistema, per poter funzionare, deve ricorrere a metodi coercitivi. Coercitivi significa che tu finirai, per, se vuoi mantenere in piedi comunque questo sistema, anche a dispetto della volontà popolare, delle volontà popolari dei vari paesi, tu sarai costretto a comprimere gli spazi democratici. Questo sistema, l'Europa così come l'abbiamo costruita, l'unione monetaria, è incompatibile con la democrazia. È insostenibile, politicamente dico io. Allora, prima di arrivare al disastro, prima di arrivare al disastro, fermiamoci un attimo. Fermiamoci un attimo, riflettiamo. Può funzionare questo Paese se mai visto nella storia dell'umanità, da quando esiste l'uomo, che c'è una moneta non c'è lo Stato. A chi appartiene questa moneta? Eh, questo è il punto. Per quanto riguarda i problemi del governo, io avrei fatto anche una manovra deficit al 10%, io avrei, mi sarei scontrato duramente anche con l'Unione Europea, ma avrei fatto solo investimenti, solo e esclusivamente investimenti ad alto moltiplicatore. Se riparte l'economia, riparte l'occupazione e il reddito dei lavoratori, puoi fare 10 redditi di cittadinanza, non uno. Ma se non riparte l'economia non ne farai manco metà. E poi, mi chiudo e mi riaggancio a quello che diceva, secondo me, che li sta mandando fuori strada questo governo. Tutto è subito, non è stata mai una gran bella idea. Non è mai stata una gran bella idea. Ma tutto è subito, non sarà, Angelo, perché insomma tutto è subito. Non sarà. Ah, io ho tre cose da dire a quelli che verranno dopo. Uno è da dirci anche tra di noi. Uno, è vorrei tanto innanzitutto che si riconsiderasse la democrazia è inteso nel senso proprio dei processi democratici, del valore dei processi democratici, del valore delle istanze di rappresentanza, del valore delle istanze, come dire, rappresentative, che sono due cose diverse ma contigue. Io avevo portato, portato con me un libro che ho letto quest'estate, eh, che avevo acquistato ma ho letto quest'estate, eh, quando è riscopiata la polemica sulla, innescata da Davide Casaleggio sul fatto che fra dieci anni non voteremo più. no? si voterà come dire per perdere. Si chiama contro le elezioni perché votare non è più democratico, ma soprattutto direi a quelli che vengono dopo eh, che c'è questo passaggio che dovrebbero considerare e si dovrebbe riconsiderare in questo paese, che dice così: la democrazia è come l'argilla, si adatta alla sua epoca. Le forme concrete che assume sono sempre modellate da circostanze storiche e poi lo stesso vale in politica, il potere cambia. Una volta quando si, avvie, si aveva il potere si poteva parlare oggi è proprio parlando che si acquisisce il potere. La leadership non consiste più nel prendere decisioni in nome del popolo, visto che va tanto che questo popolo, siamo tutti avvocati con del popolo, ma nell'avviare processi insieme a questo popolo. Eh, dico questo perché io quello che avverto, è, lo dico anche rispetto al Movimento 5 Stelle, è innanzitutto una sottovalutazione come dire, del come i processi democratici possono eh, trasformarsi come dire, in dimensioni non più democratiche. Lo dico per esempio in rapporto alla al 5 Stelle, eh, quando io faccio una critica tutta interna, e dico che un movimento di questo genere non è possibile che non abbia all'interno eh, uno strumento, un, un livello di mediazione delle istanze, voglio dire... Il PSI teneva il direttivo, il comitato centrale, le sezioni e tutto quello che ne conseguiva. Il PC, idem con Patati, siamo la stessa famiglia. Non è possibile che 8 milioni di persone... 8 milioni di persone... Il precedente c'è, quello di Forza Sì, appunto. del leader carismatico. Eh, ma non, non è una cosa che mi piace, francamente. No? Eh, quindi non mi è mai piaciuto a loro, come dire... Se poteva non può essere questo il modello, ma questo non è secondario, questo è importante perché se tu hai 8 milioni di voti o 9 o 7 quando ne avrai e dentro in mezzo non c'è un processo di elaborazione oltre che di mediazione delle istanze, queste dimensioni prima o poi si sgonfiano a vantaggio di chi invece ha fintamente lega, una forte, caratter una forte caratterizzazione di organismo, va bene? Perché la lega ha tutti gli organismi precisi, che non solo ha questo. Ma eh, amministra e devo dire insomma, da quello che si legge si dice mediamente neanche tanto male. Eh? le regioni che sono la Lombardia, il Piemonte eh, il Veneto scusi, il Veneto. Prossimamente credo che come dire, si appresti anche a e questa è una ferita profonda. A governare anche l'Emilia-Romagna, perché come dire, stanno, lì, eh? stanno lì, la Liguria. E quindi hanno, da questo punto di vista raccomanderei una cura alla democrazia perché se ne siamo dimenticati la democrazia. Un'altra cosa sulla quale invece io cambierei proprio le politiche per arrivare poi alla terza cosa, per riprendere eh, Antonino e eh, tutti e tre, insomma, quelli che hanno preceduto. Eh, la seconda cosa che vorrei dire è che eh, questo Paese ha bisogno, come dire, di una dimensione di scelte, di priorità mh, un po' diverse da quelle che si fanno attualmente. Io sarei, come dire, per rovesciare per alcuni versi alcuni canoni, come dire, farei, anch'io adotterei un canone inverso, insomma, tanto per stare al romanzo eh, io eh, come dire un, anni fa discutevo con alcuni compagni dicendo che la, la, la Merkel secondo me era più socialdemocratica dei socialdemocratici tedeschi perché se una cancelliera di un partito conservatore propone come, come obiettivo di governo di costruire 15.000 asili nido da realizzare secondo me eh, come dire stava molto più avanti di noi Vabbè, questi quattro minuti sono come dire, un inganno Chiude il più anziano e il più saggio di noi. Grazie, sì, 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 è la, la, la saggezza della vecchiaia. No. Eh, allora, quattro minuti, quattro flash, perché non, il tempo di approfondire non, non ce l'ho. Primo flash, eh, Europa. Eh, noi da anni, da quando è nato il Parlamento europeo, in Europa non mandiamo le prime file dei partiti, mandiamo le ventesime file. Non possiamo meravigliarci se poi le decisioni vengono prese da altri e noi ce ne accorgiamo di queste decisioni, del peso politico ed economico di queste decisioni, soltanto dopo anni. Eh, secondo flash, eh, il, problema, il problema attuale delle 5 Stelle, che mi sembra eh, che sia il buco nero dell'attuale maggioranza, perché. Stamattina Giannini su Repubblica parlava di partito taxi che sta trasportando eh, la Lega verso la maggioranza assoluta. Qualora si votasse domani mattina, la Lega prenderebbe da solo il 50%, magari insieme a Forza Italia, ma comunque con grosso distacco tra i due. Questo partito ha tradito punto per punto tutto quello che ha promesso alla gente e ancora grida. Allora loro sono favorevoli a finanziare le banche che sono in crisi. Loro hanno parlato, hanno fatto una campagna elettorale diffusa sull'onestà e poi hanno accettato il condono, hanno accettato il condono fiscale e il, il condono edilizio. Mi devo, avere, devo avere nel governo un ministro che mi dice che l'evasione fiscale è una ridistribuzione del reddito. Eh, Lo, le, le, vogliamo di parlare di ricchezza? La ridistribuzione della ricchezza. Eh. Eh, Savona l'ha detto questo. E così, e così per, per il TAP che loro avevano osteggiato e, e adesso pare che vogliano fare, eccetera. Allora, eh, di fronte a una situazione così lacerata, una situazione così raffazzonata, diventa anche difficile dire che cosa farà l'Italia domani. Eh, ultimo flash che fra poco eh, chiudiamo è eh, su Marx. Eh, sono contento di risentire queste parole, però all'amico e compagno che parlava di Marx vuoi chiedere, vorrei chiedere eh, come si fa a tradurre il marxismo in prassi politica e amministrativa? Perché ci hanno provato per un secolo e più, ci hanno provato e non ci sono riusciti. Per cui, per cui è bello il, il riferimento a Marx. E al retropensiero del marxismo per quanto riguarda poi l'applicazione pratica diventa estremamente difficile. In un contesto in cui la globalizzazione, signori miei, è nata da sola, non l'ha voluto nessuno, la globalizzazione è nata spontaneamente con il liberismo di tutti i partiti, perché ognuno va a costruire va a produrre dove costa di meno. E poi lo riporta. Eh, vogliamo bloccare i eh, vogliamo i, le, eh, blocchiamo i flussi finanziari, possiamo anche farlo che Facciamo uno stato di polizia in, in tutte le... In tutte le, le, le tutta, non lo so. Anni 80 è stata così. E Dopo è venuta la liberalizzazione eh. Adesso... adesso eh, eh, qualcuno la, la globalizzazione l'ha cominciata. Eh. Eh? Le politiche di globalizzazione l'ha cominciata qualcuno. Eh. Certo, certo, qualcuno l'ha cominciato Quando si sono accorti che la Cina era disponibile ad ospitare le aziende italiane, e ci guadagniamo nel 200%. Su ogni cioè il costo per unità di prodotto era il 200 il 220% in meno rispetto all'Italia. E allora se, se ne vanno. Eh. Questo avviene all'interno dell'Europa. Qui che non funziona se la Cina, va bene. Però quando questo aspetto qui, scusate. No, 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 mi Viene fa piacere, poi chiudiamo, Europa, chiudiamo, è ma è bella è so su questo interrogativo perché io, io sono favorevole all'Europa per un solo motivo, perché in questo mondo così globalizzato con queste potenze com, eh, mondiali eh, non, non lo posso nemmeno immaginare l'Italia che si sieda al tavolo delle trattative con Putin e con eh, Trump e con la Cina Dico a Monti, fare che? Battuta, per dire che cosa? Leggi troppo e le bombe. Eh, so, eh, 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 no, no non ci si sente nessuno a trattare con Putin non ci <ride> eh. si nessuno a trattare con la Cina nella Cina ci fa come dire eh, esatto. con il fondo sovrano allora, allora noi, stanno... noi ci trattiamo, possiamo trattare con queste potenze se siamo gli Stati Uniti d'Europa io rimango a Spinelli, ritorno a Spinelli ritorno a De Gasperi ritorno al, al, al non lo so, a, Ma, al romanticismo al po romanticismo è il contrario Vogliamo Andiamoci. costruirlo. Allora andiamo, mandiamoci andiamo, le prime file. Oh, bravo. Allora mandiamoci le prime file in Europa. Non mandiamoci le ventesime file. Io voglio i migliori politici d'Italia, a me non concesso che oggi ci siano, ottimi politici. Vorrei che andassero in Europa a difendere questi interessi e questi ideali.